E salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringi Luca Tech. Ragazzi, scusatemi un po' per l'audio, ma dovevo assolutamente registrare in questa bellissima location. Oggi andremo a fare la recensione di queste bellissime cuffie chiamate Fresh Rebel Cups, ma prima andiamo ad incontrare una persona davvero importantissima, quindi ci vediamo dopo. Sì ragazzi, sto camminando da Via Toledo, affamatissimo, sto correndo verso una persona molto molto importante che tra poco vedrete. Oh ragazzi, lui dovrebbe essere lì alle mie spalle, tra poco dovrebbe arrivare, spero che arrivi il più presto possibile perché sono veramente euforico nel conoscerlo. Ci vediamo dopo. Ragazzi, cambio di programma, sto correndo come il matto e purtroppo non era più lì, mannaggia, sto andando verso la funicolare di Montesanto e speriamo di trovarlo lì. Ragazzi, sono appena arrivato nel punto dove dovremmo incontrarci. No, non è lì alle mie spalle, ma è lì a Castel San Telmo. Sta scendendo e sono veramente euforico. Spero davvero di riuscire a farci una bella chiacchierata e magari conoscerci un po' meglio. Ragazzi, guardate un po' qui alle mie spalle chi c'è. Eh sì, è proprio Manuela. È un sogno e sono veramente emozionato. Ciao. Ragazzi, ho appena finito l'incontro con Manuel Agostini, per me è stata un'emozione indescrivibile. Poi mi prendono per pazzo che sto vloggando con la mia camera, ma che ce ne frega. Abbiamo preso un caffè insieme, siamo stati un'oretta lì, l'ho portato in un bar caratteristico della mia zona e gli è piaciuto tantissimo. Credo che vi porterà un video sul suo canale, per chi non lo conoscesse è una persona con 50.000 iscritti ed è davvero fantastico. Io adesso sto tornando a casa per girare la recensione di queste bellissime cuffie e è stato davvero fantastico. Ci vediamo dopo. Ed eccoci qui ragazzi, adesso andremo a vedere come hanno funzionato queste cuffie durante una settimana di utilizzo molto molto intensa, dove sono andato all'università, in palestra e in molti altri posti che pian piano vi elencherò. Dopo aver effettuato l'unboxing, e se ve lo siete persi ve lo lascio qui sopra nelle schede, sono andato a testare queste cuffie per circa 2 minuti per vedere la loro comodità e la loro facilità di regolazione. Lì per lì sono rimasto molto stupito perché i padiglioni auricolari non vanno a schiacciare troppo l'orecchio e messe tutte e due non hanno una pressione tale da dar fastidio schiacciando le orecchie. L'archetto è molto molto comodo, è molto morbido e le regolazioni sono molto semplici. Come dicevo, i padiglioni sono molto morbidi e come potete vedere nella clip che vi lascerò, hanno un memory foam all'interno che vanno a adattarsi alla forma dell'orecchio in modo da non dar fastidio. L'archetto, essendo composto dello stesso materiale, anch'esso riesce ad offrire il massimo comfort durante le sessioni di utilizzo prolungate. La regolazione dei driver sulle orecchie è molto semplice ed intuitiva, basta tirare queste due levette o il driver verso il basso per avere la regolazione più giusta e molto molto lungo, quindi anche per chi ha una testa magari un poco più alta riesce tranquillamente ad arrivare nel punto desiderato. Dopo averle testate per circa 2 ore andando all'università mi sono reso conto che queste cuffie in realtà non sono così comode così come sembrano. Lì per lì, quando le ho indossate la prima volta, mi erano sembrate molto molto comode e ho detto qui riuscirò a fare un video molto positivo riguardo questo prodotto, mentre invece a questo punto devo parlarvi un po' male di queste cuffie. Mi hanno reso impossibile utilizzare gli occhiali mentre ascolto della musica, dato che essendo delle over ear, cioè che vanno ad appoggiarsi sopra alle orecchie, le asticelle degli occhiali mi davano fastidio e quindi non sono riuscita ad utilizzarle in quel caso e mi obbligavano ad utilizzare altro paio di cuffie tipo in-ear o le Apple AirPods ad esempio. Altro punto a loro sfavore è il microfono. Ho provato a parlare al telefono mentre utilizzavo queste cuffie e dall'altro lato non riuscivano proprio a sentirmi. Avendo il microfono nella parte bassa qui del padiglione vicino ai tasti, che dopo vi spiegherò cosa sono,
non riuscivano a sentirmi bene, dovevo urlare per strada per farmi sentire almeno un pochino. Sul driver destro queste cuffie hanno tre tasti, quello centrale è per accenderle, spegnere ed avviare il pairing, il tasto più per andare ad alzare il volume proprietario della cuffia proprio e il tasto meno per andare ad abbassarlo. Questi due tasti più e meno, se schiacciati più volte, riusciranno ad effettuare altre operazioni come andare a cambiare brano o tornare al brano precedente. Sul driver sinistro queste cuffie presentano un ingresso jack 3,5 per utilizzarle con il vostro dispositivo tramite cavo. Il cavo in dotazione è molto molto bello, come lo dicevo anche nell'unboxing, con delle finiture in acciaio e il microfono e una piccolissima parte di quel tutto arrotolato, non so precisamente come si chiamano, lo chiamo intreccia ma non credo sia così. È davvero molto comodo e soprattutto bello a vedersi. Ragazzi, che dirvi, il video finisce qui. No, non vi ho parlato di come suonano. Ok ragazzi, siamo arrivati alla cosa più scocciante di questo paio di cuffie, ovvero la loro qualità audio. Inizialmente avevo un giudizio molto positivo, dopo averle testate ho notato la qualità audio con dei bassi molto corposi e degli alti molto puliti e lineari. Ovviamente a volume alto questo va a gracchiare e a rendere l'audio un po' fastidioso, ma con dei volumi adeguati sono riuscito ad ascoltarle molto tranquillamente. Oggi mi sono incontrato con Manuel Agostini e ho chiesto un parere anche a lui prima di registrare questo video, cosa ne pensasse di questo paio di cuffie. Lui mi ha bocciato il mio parere sin da subito, dicendomi che la qualità audio non era molto molto eccelsa. Allora lì per lì, io avendo testato solo cuffie di questo genere, ho detto devo assolutamente capire cosa vuole dirmi Manuel Agostini. Quindi dopo essermi incontrato con lui sono andato in un negozio di audio e ho chiesto di farmi testare qualche paio di cuffia che riuscivano a farmi capire un po' questa differenza. Quindi ho provato le Quiet Comfort 35, le Sennheiser Momentum 2 e qualche altra cosa, mi sembra anche le Parrot Zik, ora non ricordo bene, e sono rimasto davvero stupito e ho capito quello che voleva dirmi Emanuele Agostini. La qualità audio di queste cuffie purtroppo, e dico purtroppo perché per il prezzo che costano mi sono reso conto che è un'altra la qualità audio rispetto a queste. Queste Fresh Air Rebel punta sempre alla bellezza dei suoi dispositivi andando a risparmiare un po' sulla qualità. Quindi devo dirvi che il mio giudizio dall'inizio è cambiato e sì, non mi sono piaciute tantissimo a livello di qualità audio. Ok ragazzi, che dirvi, il video finisce qui. Spero che questo vi sia piaciuto e se così è stato lasciate un bel mi piace qui sotto e iscrivetevi al canale, magari cliccando anche sulla campanella per restare aggiornati sui video che pubblicherò man mano. Inoltre seguitemi su Facebook, Instagram e Twitter, ma soprattutto su Instagram perché sto pubblicando moltissime foto e mi ci sto impegnando tantissimo a crescere anche lì. E noi ci vediamo domenica prossima sempre qui sul mio canale YouTube.